Roberto hanno detto, credo, sostanzialmente quanto c'era da dire, quindi non vorrei essere ridondante e ripetere cose già affermate. Anche da parte mia, naturalmente, il ringraziamento delle associazioni di categoria, agli operatori culturali che si sono disposti a accettare insieme a noi questa sfida, alla provincia, alla Salerno Mobilità per gli aspetti, per le varie competenze. È una casa che, come suggerivano sia Roberto che Dario, è una scommessa, anche una scommessa, nel senso che è un primo test che noi facciamo per una più generale finalità. Da un lato la possibilità di intercettare anche offerte che ci vengono dalla provincia, da Giovanni Coscia che è qui presente stamattina, i grandi attrattori culturali della provincia, Pestum da un lato, la questione marchitana dall'altra, da Vedo ed altre singolarità, sai, per dire, del panorama artistico, culturale e paesaggistico della nostra nazione. Dall'altro la possibilità di un tentativo di fidelizzazione che si spinge nel tempo. Si viene a Salerno per luci d'artista, bisogna fare in modo che il turista in qualche modo vada via soddisfatto ed affascinato per fare poi dei ritorni anche in altre situazioni. Voi sapete che luci d'artista ha invertito un poco la stagionalità, nel senso che noi cittadinari abbiamo il pienone d'inverno, e questo ci va bene. Dobbiamo naturalmente poi diffondere nel corso dell'anno una presenza turistica costante. È una presenza turistica che già noi stiamo percepiamo passeggiando per strada. Voi troverete dei turisti che sono a Salerno in tempi improbabili, li trovate un po' sparsi, spalmati durante il corso dell'anno, e vengono a Salerno probabilmente, sono certo, per il patrimonio reputazionale che questa città ha saputo guadagnarsi nel corso degli anni. Siamo all'undicesima edizione, ci saranno delle novità che poi racconteremo quando presenteremo Luci d'Artista, ci sarà una vivacità con delle attrazioni e anche con un cartellone, diciamo, di offerte a cui faceva riferimento Roberto nel suo intervento. Ora, il problema è questo, non è tanto la scontistica sul parcheggio, che pure vale, o la scontistica nei vari esercizi commerciali, che pure vale, oppure la visita ai musei, ma più che altro il tentativo di far andare la gente nei musei nostri e del territorio, di fare in modo che visitino i nostri esercizi commerciali e rimanga nel loro cuore un ricordo in quanto a servizi, in quanto a serietà commerciale. Da questo punto di vista non ce n'è bisogno, ma lo faccio, come dire, quasi per un dovere morale, incitare gli amici del commercio a predisporsi, ad adornare le loro vetrine, per il modo che ci sia un'offerta commerciale accattivante, all'altezza della kermesse che noi stiamo per iniziare. Ultima considerazione, il rapporto con le associazioni di categoria e con gli operatori culturali per noi è uno start indispensabile e formidabile. Devo dare atto sia a Dario che a Roberto di aver seduto intorno, di aver fatto modo che si stessero intorno a un tavolo di vari player di questa, che intercettano le provvidenze che noi ci auguriamo abbondanti provenienti dalla kermesse, ma soprattutto anche un valore, starei per dire, politico nell'accezione apartitica. Insomma, è un fatto importante che insieme alla struttura economica della città ci si metta a fare sistema e si considerano le possibilità di un rilancio formidabile di questa città anche da questo punto di vista. La carne costa pochi euro, e ripeto, credo sia alla portata di tutti. Diffondiamola a tutto tondo e a tutto campo, perché poi diventerà anche un ricordo della nostra città, in qualche modo inchiodiamo nella memoria delle persone un evento con un ulteriore gage per questa carta, e facciamo in modo che ciascuno dei visitatori che onorerà Salerno con la sua presenza divenga solo il nostro ambasciatore del mondo e in Italia delle nostre eccellenze. Grazie e buon lavoro.